Buongiorno ragazzi, allora scusatemi, sono stato poco presente, ma ho avuto un paio di giorni di febbre, non sono stato benissimo e oggi sto leggermente meglio per fortuna. Comunque la partita di ieri, ragazzi, non c'è stata partita, diciamo così, 3-1 nettissimo, partita super meritata, doppietta di Lautaro, un grandissimo gol anche di Darmian, tre pali presi, e veramente bella Inter. Purtroppo nel pomeriggio era arrivata la vittoria del Milan, che poteva spezzare le gambe anche ai giocatori. Moralmente si poteva entrare a Cagliari con un atteggiamento sbagliato, invece i ragazzi sono stati veramente bravi, concentrati, hanno fatto il loro lavoro fino alla fine. Perciò si deciderà tutto all'ultimo step, ragazzi, l'ultima partita. Ahimè, il Milan avrà 2 risultati su 3. Noi ci dobbiamo sempre credere finché la matematica non ci condanna, ragazzi. Però, analizzando un po' le cose, un Sassuolo non avrà più niente da chiedere. Il Sassuolo dell'ultimo periodo non è che fa tanto paura, diciamo. Perciò la vedo dura, però noi dobbiamo fino alla fine, ragazzi, veramente crederci. Dobbiamo battere la Sampdoria domenica e sperare nel miracolo, in un 5 maggio milanista, sperare che il Sassuolo possa entrare col coltello fra i denti contro una squadra che molto probabilmente l'unica cosa che può fregare è la tensione. Però fino adesso abbiamo visto che, bisogna essere onesti, si è comportata bene. Speravo tanto nell'Atalanta, ci speravo tanto, e invece non è andata così. Ragazzi, è così, sapevamo, purtroppo abbiamo avuto quei 2 mesi scellerati che ci sono costati cari. La partita col Bologna, che ahimè potrebbe essere fatale, ma aspettiamo l'ultimo atto, ripeto, domenica finirà questo campionato. Mi dispiace, perché regalare uno scudetto così a una squadra, per quanto mi riguarda, nettamente inferiore a noi. Però sono stati bravi, ragazzi, sono stati bravi, se dovessero vincerlo sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori e rimanere lì davanti. C'è poco da dire, bisogna anche essere onesti. Allora ragazzi, capitolo poi tra breve faremo, aspettiamo, stiamo ricevendo accuse da tutte le parti. Sapete, chi mi segue da tempo sa benissimo che noi siamo un canale che abbiamo sempre fondato il nostro canale sulla fiducia, sulla correttezza, sulla educazione. Più che altro cerchiamo sempre di parlare con fatti alla mano. Purtroppo internamente è scoppiato un po' di casino, come in tutte le famiglie, le grandi famiglie anche. C'è stato un po' di scombussolamento, diciamo. Ha spiegato un po' ieri Marchino nel suo video come stanno le cose. Ci stiamo un po' riprendendo, ci stiamo un po' organizzando anche per il futuro, stiamo cercando di capire alcune cose e a breve diremo anche noi la nostra. Si vedono attacchi da varie parti, gente che non aspettava altro era lì col fucile puntato per attaccarci, ma noi come al solito diciamo non faremo mai dissing, perché sinceramente non li consideriamo neanche alcuni canali che vivono solo di questo, perché si vive solo di dissing in alcuni canali. E a me il dissing fa veramente schifo. Io sono un uomo, se devo parlare con una persona alzo la cornetta, visto che ce l'hanno il mio numero. Se devo parlare con una persona alzo la cornetta e dico: ma che cazzo stai facendo? È finita così. Però ragazzi, va bene, noi parleremo, stiamo guardando, a breve diremo anche noi la nostra. E stiamo aspettando alcune risposte e dopo sicuramente all'utenza risponderemo come abbiamo sempre fatto con i fatti. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. E come dico ragazzi, crediamoci fino alla fine, ci dobbiamo credere, siamo ancora in gioco. Comunque vada, sti ragazzi sono stati bravissimi, ripeto, quei 2 mesi e la partita del Bologna potrebbero
esserci costati cari, però vediamo, vediamo, la speranza è sempre l'ultima a morire, e speriamo in un miracolo di domenica. Ciao a tutti ragazzi.